Non ho portato nessuno schema perché onestamente non ho deciso che cosa farvi. Inizialmente volevo fare con voi il decalogo in ebraico, che è tutt'altra cosa di quello che noi conosciamo. E poi ho detto, non penso che sia proprio il massimo, sarebbe opportuno poter fare il decalogo dentro all'esodo, che è un'altra cosa. Perché il cappello del decalogo dice, io sono il Signore Dio tuo, che ti ha fatto uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non c'è nessun significato fare il decalogo senza prima l'esperienza di Dio, perché c'è un filo rosso che lega la Genesi e l'Apocalisse, dove c'è un principio. Prima si fa esperienza di Dio, poi si assume l'impegno morale. Non esiste mai nel mondo biblico un impegno morale che non abbia in precedenza il fascino dell'esperienza di Dio. E quindi dico, vado a fare il decalogo senza... non è il massimo. Si può tutto, per l'amor del cielo. Poi ho detto, facciamo il Vangelo dell'infanzia di Luca, siccome con l'Avvento incomincia Luca. E poi ho detto, ma perché anticipare i tempi? Stiamo... perché se prima di Natale mi capita una domenica, ben volentieri. E allora ho detto, forse facciamo le beatitudini, perché siamo all'inizio del discorso della montagna, è quel testo che praticamente comanda tutta la lettura del discorso, questo potrebbe esserci. Ma poi mi è venuto un altro sospetto. Voi sapete che noi biblisti siamo gli uomini del sospetto. Dico, e se loro hanno delle domande libere da fare, perché c'è qualche brano biblico che disturba o qualche problema che deve essere chiarito, per cui scegliete voi. Io sono disposto a tutto, seduta stante. Andiamo con ordine. Se c'è qualche domanda, fatela. Se no, chiudiamo e andiamo con le beatitudini. E si fece buio. Erano le 3 del pomeriggio. Ma era un venerdì, non una domenica. Va bene, allora partiamo con le beatitudini. Io non voglio che mi guardiate, perché io non sono importante. Io sono come Giovanni, voce che grida nel monastero, seguite, preparate le vie del Signore. Guardate il testo. Noi questo testo lo abbiamo letto chissà quante volte, chissà quanti bei commenti a livello spirituale avete sentito. Con il biblista è un po' difficile entrare in quella logica. Con il biblista entrate in un'altra logica, che è una logica alle volte un pochettino più faticosa, ma poi alla fine vedrete che i pensieri spirituali li fate voi, non occorre che venga il predicatore. E quando avete la chiave di lettura di questo testo, le riflessioni vengono giù a cascata in automatico. Allora, se io incontro un rabbino ebreo che mi viene da Israele, che lingua devo parlare? L'ebraico. Buffon chiama anche l'inglese, ma il loro inglese è un inglese da docks worker, scaricatore di porto. Come mio. Me l'hanno detto i miei studenti, dice, professore, lei parla con gli scaricatori di porto del Tamigi. Dico, mi sentite, mi capite? Sì, mi basta. Noi, quando ci avviciniamo a qualche cosa, dobbiamo
adeguarci a questo qualche cosa per poter comunicare con questo qualche cosa. L'ideale sarebbe che noi avessimo qui Matteo e gli dicessimo: perché hai scritto così? E lui ce lo saprebbe dire. Non ce l'abbiamo. L'unica cosa che abbiamo è ciò che ha scritto. Allora, ciò che è importante è capire prima di tutto come ha scritto, non il che cosa, prima il come. Pian piano capirete l'importanza di questa impostazione. Come faccio a capire che voi siete monache? Che suori? Angela. Angela è una che ha fatto i voti solenni, mentre suor Francesca è in progress, come dicono in inglese. Mentre la sorella, aspetta che metto su piano piano. Sì, anche Gigliola è postulante. Esatto. Ma guarda, comincio a imparare qualche cosa del mondo monastico. Io riconosco voi da un dato che a livello letterario ha un nome orribile: la forma. Ora noi, per accostarci a questo testo, dobbiamo chiederci che forma ha. Poi vediamo il contenuto. Che una suora sia piccola o alta, che sia coi baffi o senza baffi, non è importante. È importante capire se è una donna consacrata o una donna non consacrata. È la forma, il primo impatto che io trovo. Certamente nei momenti di persecuzione l'abito si scioglie, va via. Noi abbiamo avuto la persecuzione in Francia con la rivoluzione francese e molte suore hanno smesso l'abito, sono tornate a casa, passata la bufera sono ritornate. Allora in quel caso, quando la suora smette l'abito per necessità, non la riconosco dalla forma, la riconosco dal dialogo, cioè dalla sostanza. Quando noi entriamo in contatto col testo biblico, siamo sempre diabolicamente tentati di andare subito alla sostanza. Adesso capirete perché. Tutti quanti conoscete le beatitudini, vero? Che paura a parlare, ragazzi! E io penso che vi siate accorte di qualche cosa. Adesso vi do lo scivolo. Beati X, Y, perché tau Z. Questa costruzione formale si ripete al versetto 3, 4, 5, giù, fino al 10. Al versetto 11, capitolo 5 di Matteo, vi chiedo scusa se non ve l'ho detto, ma mi pareva ovvio che lo conosceste. Comunque, il vecchio principio che mi ha insegnato Carlo Maria Martini non l'ho messo in pratica. Quando si fa una conversazione biblica bisogna sempre dire tutto. Libro, capitolo, versetto, perché non basta dire il decalogo. Bisogna dire Esodo 20, versetto 2, oppure Deuteronomio 5, versetto 8. Allora uno. Questa costruzione, se voi notate, non c'è più al versetto 11. Perché il versetto 11 voi avete primo il cambio di persone. Per 8 volte è scritto beati essi, chiunque essi siano. La nona beatitudine è beati voi. Non perché, ma quando. Siamo in un altro mondo. E già questo mette un po' di disagio a livello di forma.
Facciamo un secondo passo. Quando siete stufi me lo dite, perché io ho ricevuto la missione di stare qui fino alle 5 e un quarto. E siccome io sono abituato a fare lezioni universitarie, anche di 4 ore di seguito, e chi fiata lo caccia, capisco che chi non è abituato è giusto che dica Don Renato, bandiera bianca. Provate ancora ad osservare. Perché i poveri in spirito sono beati? Scritto lì, non guardate me. Cos'è scritto? Perché di essi è il regno dei cieli, perfetto. Al versetto 10 io trovo l'ottava beatitudine. Perché i perseguitati per la giustizia sono beati? Perché di essi è il regno dei cieli. E nessuno si commuove. A livello di forma, questa ripetizione ha un nome specifico. Capite? Io mi trovo di fronte a un testo che Matteo ha voluto circoscrivere con esattezza. Voi sapete che gli antichi, quando scrivevano, non avevano maiuscole, virgole, punti e virgola, a capo, capoverso, perché venivano pagati per tante letterine per riga e tante righe per colonna. Tu non potevi lasciare uno spazio. Sarebbe stato pagato per niente. E quindi nei testi più antichi, nei papiri più antichi, noi troviamo addirittura le parole appiccicate. Non abbiamo gli spazi interstiziali. Eppure, anche questi nostri scrittori sacri avevano la possibilità di suggerire al lettore e dire qui incomincia, qui finisce. Vi è chiaro? Allora, le beatitudini che Matteo ha voluto comporre come corpo e quindi come blocco unico sono le prime 8, perché c'è questa inclusione. La nona beatitudine resta sempre beatitudine, ma capite che è un qualche cosa di associato, non fa parte del blocco. È una specie di cugino primo. Le vere beatitudini sono le prime 8. L'altra è una specie di aggiunta. Ma l'ha detta Gesù? Sì, l'ha detta Gesù. Ma la costruzione è matteana. Gesù questa beatitudine chissà quando l'ha detta, non certo durante il discorso della montagna. Il discorso della montagna di Matteo, sapete che è una costruzione artificiale di Matteo, mentre il discorso della montagna di Luca è quello più vicino alla storicità di Gesù. Matteo ha preso moltissime frasi di Gesù, disperse nella tradizione orale, le tramandavano quindi in maniera esatta, ma non sapevano più dire con precisione quando Gesù le aveva dette. Matteo dice, non preoccupatevi, datemi tutto che sistemo io. Ed ecco la sistemazione. 8 più 1. Quando noi vediamo questa forma, allora sappiamo che per capire l'ultima, la nona, dobbiamo capire tutto il resto. Perché tutto il resto fa da contesto a questa qui. Perciò, delle 9 beatitudini, qual è la più importante? L'ultima. Quella fuori dal blocco. Avete ancora pazienza? Sì. Bene. Sono 8 le beatitudini. Provate a contare 1, 2, 3, 4. Provate a guardare la quarta beatitudine, quale tema svolge. E poi chiedetevi quale tema svolge l'ottava beatitudine.
La giustizia. 1, 2, 3, 4, giustizia. 5, 6, 7, 8, giustizia. Noi abbiamo una indicazione che Matteo ha concepito le beatitudini come due strofe e le conclude tutte e due con lo stesso tema. 4 più 4. Secondo passaggio. Terzo passaggio. O anche quarto, qualche. In Oriente, quando noi abbiamo queste composizioni strofiche, ci sembra a noi occidentali strano, ma in Oriente è così, non sappiamo se le dobbiamo leggere in sequenza, cioè prima la prima strofa, poi la seconda strofa, oppure le dobbiamo leggere in parallelo per sapere interpretare il testo. È chiaro che la prima lettura la facciamo in sequenza. All'inizio la prima strofa, poi leggiamo la seconda. Però l'ermeneutica, cioè l'interpretazione del testo, potrebbe avere un criterio diverso. Lasciamo vivere beatitudine un momento. Voi ricordate il libro della Genesi. Ricordate il primo capitolo, un capitolo di una noia mortale. Dio disse, perché poi Dio disse, e Gesù mi perdoni, ma nella notte del sabato santo è un sonnifero perfetto. Dio disse, e Dio vide che ciò era buono, e Dio li benedisse, e fu sera e fu mattina, e Dio disse. Se però avete pazienza, come pazienza hanno gli scrittori sacri, i quali non dovete mai dimenticarvi che dipingono, non scrivono, noi scriviamo. Loro dipingevano le parole. E quindi avevano tutto il tempo per pensare che parola mettere e come metterla. Gli scrittori sacri hanno fatto apposta una cosa del genere. Se voi leggete con attenzione il testo, vi capita di vedere una cosa strana. Primo, secondo, terzo giorno, primo, secondo, un'opera al giorno, il terzo, due opere. Quarto e quinto un'opera, il sesto due opere. Leggo in sequenza o leggo in parallelo? Io non vi dico niente, ma seguitemi un momento. Nel primo giorno Dio crea la luce. Nel secondo giorno separa le acque. Mette le acque superiori e le acque inferiori. Nel terzo giorno Dio fa emergere l'asciutto, prima opera creativa, e poi fa emergere il regno vegetale, seconda opera creativa. Il quarto giorno sole, luna, stelle. Il quinto giorno uccellini e pesci. Guardate che la mia non è una memoria prodigiosa, Poi vi spiego il trucco. E il sesto giorno gli animali che vivono sull'asciutto, gli animali terrestri, prima opera creativa, la coppia umana. Primo giorno la luce e il palcoscenico. Nel quarto giorno gli attori, sole, luna, stelle. Nel secondo giorno il palcoscenico, acque superiori e acque inferiori. Quinto giorno, gli uccellini e i pesci. Nel sesto giorno, l'asciutto e quindi gli animali che vivono nell'asciutto. Regno vegetale, Adamo ed Eva.
Perché se voi leggete la creazione dell'uomo e della donna, non hanno il nome nel primo capitolo, e nel secondo capitolo, nel terzo capitolo, nel quarto capitolo che prendono il nome Adamo ed Eva. Nel primo capitolo non hanno nome, si parla solo di facciamo Adam, la nostra immagine, la nostra somiglianza. E viene detto che Dio dà alla coppia umana, dà in cibo allora la lettura la si fa in sequenza, ma la comprensione del testo la si fa in parallelo, perché questo testo è poesia. Questo si chiama parallelismo sintetico, perché la seconda parte completa la prima. È uno dei diversi parallelismi che troviamo nella poesia orientale. La domanda è, siccome questo vizietto di creare un racconto lineare, che poi per capirlo lo devi mettere in parallelo, è un vizietto diffuso nella letteratura semitica, la domanda è, le beatitudini, che hanno le caratteristiche formali che abbiamo visto insieme, come si leggono? In sequenza, per capirle, non per proclamarle, la proclamazione è sempre in sequenza, una dietro l'altra, ma la comprensione, l'ermeneutica, devo tornarle a leggere in sequenza o le leggo in parallelo? Se mi date una risposta, desidererei che mi diceste il perché. E allora, a me dispiace, lei è martire, ma pazienza. Noi facciamo la nostra strada. Vi do lo scivolo. Può leggere per cortesia il versetto 5 e il versetto corrispondente nella seconda strofa? Versetto 5 è la terza beatitudine della prima strofa. Beati miti. Benissimo, basta. Beati miti. Mentre invece la terza beatitudine della seconda strofa. Beati puri di cuore. Contare bene. La prima beatitudine della seconda strofa è beati misericordiosi. La seconda è puri di cuore, la terza? Beati gli operatori di pace. Ok. Trovate un legame tra beati miti e gli operatori di pace? Pannella non è un operatore di pace. Non è un mite. Capite? È un violento. Psicologicamente. Pannella ha dei figli, ma non ha una moglie. E si spiega. Quale donna vuole stare accanto ad un uomo così? È violento, qui. Tremendo. Allora, chi sono i miti? Gli operatori di pace. È difficile definire il mite. Ma quando noi cominciamo a chiedere a Matteo perché hai scritto così il testo, non abbiamo bisogno di conoscere il greco. Lasciate stare che questo lo conoscano i biblisti. Noi siamo cristiani e abbiamo bisogno di leggere la parola di Dio. Bene, una forma semplice di lettura della parola è osservare la forma. Molto spesso la forma ti prende per mano e ti dice leggi questo testo in questa maniera e diventa relativamente facile. Chi sono i miti? Gli operatori di pace. E chi sono gli operatori di pace? I miti. Ma se questa è la lettura che la forma letteraria suggerisce, noi ci chiediamo che rapporto esiste. E la risposta ce l'avete nella figura di Francesco.
non San Francesco, di Papa Francesco. Che rapporto esiste fra beati poveri in spirito e beati misericordiosi? Perché beati poveri in spirito è la prima beatitudine della prima strofa, e beati misericordiosi sono i primi della seconda strofa. C'è un legame fra i poveri in spirito e i misericordiosi. Io mi ricordo quando ero piccolino, tanti anni fa, 60 anni fa. 60 anni fa io avevo 8 anni e facevo finta di andare al catechismo, perché andavamo per giocare, per prenderci a cazzotti, per fare i buchi nei pantaloni, perché facevamo di quelle tombole, andavamo su a nidi, pum, e cadendo, il pantalone si inciampava in un ramoscello e facevi il 7, poi andavi a casa e tua madre faceva l'8. Cosa hai fatto? Ti ho detto di non salire con i pantaloni sugli alberi. Mi ha spinto, sono caduto. Quella volta il nostro parroco diceva che i poveri in spirito erano gli scemi del villaggio. E al mio paese, Cordenonius, ne avevamo diversi. E il parroco ci diceva, vedete, dice, questi sono beati, bisogna voler loro bene perché vanno in paradiso prima di noi. E noi da bambini abbiamo imparato a voler bene a Nello Scrassula, il quale povero da bambino era stato investito da un camion, probabilmente l'unico che passava per quelle strade, aveva perso la gamba, gli avevano messo una gamba artificiale, solo che, immaginiamoci le protesi di allora, di 60 anni fa, aveva una molla. Questa gamba artificiale aveva una molla e lui non sempre riusciva ad olearla. Per cui, per cui quando entrava in chiesa sapevamo che era meglio Scrassula. Però li volevamo bene. E il parroco, ovviamente, era molto contento di questa sua pastorale. Poi uno diventa grande, comincia a leggere il testo in greco e dice no, povero in spirito non è lo scemo del villaggio, è la persona che è povera dentro, nel senso che non vuole possedere niente, è una scelta. Non si è povero in spirito perché si nasce così o perché spontaneamente si diventa così. No, no. Povero in spirito è una scelta che la persona fa, ed è una scelta che viene elaborata per tutta la vita. Io ho un povero sociologico, cioè uno che non ha soldi, che ha i rappezzi sui pantaloni ed è lì fuori dalla chiesa a chiedere l'elemosina. Costui è povero o no? Dipende. Esatto, perché se io vedo questo povero che ha in mano 10 palanche di euro, 10 euro, e c'è un altro povero che non ne ha neanche una, e tu gli dici, dai una tua palanca a lui, e lui risponde, no, perché questo è mio, tu hai capito che ti trovi di fronte a un ricco, anche se povero in canna. Perché non dimentichiamoci mai la frase che Dio dice a Samuele quando Samuele deve scegliere fra i figli di Esse il successore di Saul. Vede degli energumeni belli, grandi, grossi, e Samuele è tentato, e Dio dice nessuno. Come dice nessuno? Nessuno. Perché Dio guarda, questo sta dicendo Gesù, beati coloro che sono poveri qui. Cerchiamo di capire,
Non si possono servire due padroni, vero? Vangelo di oggi. O Dio, o una volta si diceva, oggi si dice ricchezza, sbagliato. Perché l'aramaico mammonà non è solo il denaro, i campi, le case, ma è anche il potere, è anche la cultura, è anche la gelosia delle proprie idee. È una cosa grossa. Quando Gesù dice o tu accetti la logica di Dio, la quale logica di Dio si fonda sul profondo rispetto e ricerca di ciò che è più vero, perché Dio è verità, di ciò che è più giusto, perché Dio è giusto. La logica di Dio è una cosa, la logica invece di Mammonà la possiamo sintetizzare dicendo non ciò che è più vero, non ciò che è più giusto, ma ciò che mi serve. Che sia vero o falso non mi interessa, mi serve. Che sia giusto o ingiusto non mi interessa, mi serve. Sono due logiche completamente diverse. Capite che la logica non sta nel da qui, non sta qui. Per questo Gesù dice, guardate che la vera povertà è dentro la persona, non fuori. Mia madre aveva una pensione di 600.000 lire, perché è morta quando c'erano ancora le lire, non gli euro. E giustamente mia madre mi diceva, Renato, io sono povera, dico, non sta a preoccuparti, hai due figli, ti diamo una mano. Se mia madre fosse andata a vivere in India con 600.000 lire, una casa di lusso, quattro domestici e un elefante per taxi. 600.000 lire in India ancora oggi significa essere ricchi. Allora capite che la ricchezza non sta nella quantità. Se noi facciamo un esame sociologico, voi siete povere. Ma se io prendo una famiglia dello Sahel, voi siete ricche. Cioè, non esiste un parametro sociologico per dire questo è povero, questo è ricco. Dipende dalla situazione culturale in cui si vive. Gesù queste cose non le ha mai volute toccare. Ha sempre parlato del dentro. Ora capite, se mammonà vuol dire soldi, terreni e case, potere sociale, potere culturale, cocciutaggine sulle proprie idee, il povero in spirito è libero dalle proprie idee. Se uno gli propone un'idea migliore, l'accetta. Non dice la mia è migliore della tua. Dice vediamo qual è più vera, qual è più giusta. Questo è il povero in spirito. Dice io ho compiuto il mio servizio nella società, adesso faccio un passo indietro, non succede mica niente. Prima ero presidente della Repubblica, adesso faccio il pensionato. Provate a dire voi questo a un politico. Vi fa inaugurare il salto della finestra. Se un ricco dici guarda che devi aumentare la paga ai tuoi operai e va bene meno guadagno personale, sì, provate a dirlo. Allora è chiaro che tutte queste persone hanno nel loro mondo interiore il potere, diciamo così, la caparbietà delle proprie idee e solo delle proprie idee, le ricchezze, il denaro, come un sostituto della divinità.
tu mi offendi. Se io sono legato al mio io mi lascio ferire e non ti perdono. Se io invece sono distaccato dal mio io, posso essere misericordioso con te, ma devo essere povero nello spirito. Perché se io sono ricco nello spirito e sono legato al mio io, e il mio io diventa ipertrofico per me, è chiaro che chiunque me lo tocchi lo fulmino. Capite il rapporto che c'è? Quando Matteo dunque dà alle sue beatitudini questa configurazione strategica, lo fa perché noi possiamo riflettere. Il vero misericordioso è quello che è povero nello spirito. Ora lo spirito nessuno lo vede, ma è della misericordia che esercita che tu sai giudicare se è povero. Altrimenti, se non ha misericordia, vuol dire che manca ancora parecchia strada dentro il mondo interiore di costui. Ci siete? Gesù era povero, sì, perché quando Matteo mette in evidenza le tre vocazioni, Maestro, ovunque andrai, io ti seguirò. Guarda che il figlio dell'uomo non è neanche un sasso dove posare il capo. Cioè, non pensare di avere un proficit diventando il mio discepolo. Vieni e segui, ma Signore, aspetta che vado a seppellire mio padre. Aspetta che vado a salutare i miei. Non sono poveri nello spirito costoro. Non è che Gesù li rimproveri. Gesù non dice Lazzarone. Dice, lascia stare che i morti seppelliscano i loro morti. Non dice di non andare a seppellire il padre, ma gli dice stai attento che nelle scelte della vita questa è una cosa importante, ma viene dopo qualche cosa che è più importante. Abbiamo dunque questo parallelismo in cui una beatitudine spiega l'altra e viceversa. Tu non puoi essere misericordioso se non sei povero nello spirito, ma guarda che non sei povero nello spirito se non manifesti misericordia. Perché il misericordioso è quello che entra in consonanza con il bisogno dell'altro. Io so che quando faccio il filologo faccio il noioso, ma proviamo. Eleos, misericordia, traduce l'ebraico rachamim. Ma l'ebraico rachamim è il plurale di rechem. E rechem è una cosa vostra, non mia. La mamma, madre natura nella mamma, costruisce il bambino in questa piccola fortezza che si chiama utero. Rechem. E quando si dice che Dio ha viscere di misericordia, si parla di rachamim, cioè, essendo plurale, dite, uteri. Cioè Dio è una donna super. Qui entriamo in un tema delicato, io vorrei mantenermi sempre sulla delicatezza. Provate voi ad ascoltare il vostro corpo. Quando un bambino cade per terra e vedete che è stato visitato dal dolore, cosa sentite? Quello che sentite è ciò che Dio sente. Non si può descrivere ciò che una donna, una mamma soprattutto, sente quando il suo piccolino si fa male.
portare quel sentire a livello di vocabolo vuol dire svilire ciò che ha sentito, perché non c'è una parola che renda esattamente quel tipo di sentimento. Per cui, se mi permettete una battuta, voi riuscite a capire Dio più di noi maschi. Pordenone Legge, ho presentato due bibliste, chiamiamole così. Una è Rosanna Virgili, cattolica, che è più brava dell'altra. E l'altra era invece, oddio, come si chiamava? Non mi ricordo più, era protestante. E hanno tutte e due accusate in maniera piuttosto violenta la Chiesa Cattolica di non valutare le donne. Pensate che il tema che dovevano svolgere era ascolto come gesto di amore che porta all'azione. Per il caratterino che mi ritrovo, io a queste qua li avrei cacciate via subito dal palco, mettendo un bel cartello qui, ignoranti. Ti faccio una domanda, dicendo a loro che cosa significa l'ascolto, non solo nel rapporto antropologico, perché voi siete biblisti, a me non interessa la filosofia, a me interessa ciò che il testo biblico può dire. Dopo l'incontro mi hanno detto: ma noi, dice Don Renato, avevamo paura di lei. Dico: stupide. Sì, perché lei sa, lei è un dottore, noi siamo licenziate, cosa c'entra? Siete stati interrogati su una cosa, avete una competenza, dite la vostra competenza. No. Sono scivolati immediatamente nella polemica. Male. Male. Perché ho detto, vedete, dico, se fossimo nel 1400, voi sareste già da questo momento a rogo. Mentre invece, dico, questa sera tornate a casa e domani, dico, probabilmente andrete all'università a fare esami ai vostri alunni. Certo, la Chiesa non fa una donna prete, dopo l'intervento di Giovanni Paolo II. Dico, ma vi rendete conto che cosa significa che la donna insegni all'università pontificia? Voi formate i futuri professori, quelli che insegneranno nelle altre università e nei seminari. Pensate cosa voi, con l'autorità che avete, potete trasmettere. Voi, suore, siete donne e avete un modo particolare di reagire di fronte alla parola di Dio, soprattutto quando viene capita bene. Perché certe cose le potete capire solo voi. Noi dobbiamo imparare da voi. Questo è un esempio. Eleos, Rachamim, Rechem, donna. Volete un altro esempio? Qual è il comandamento fondamentale del cristianesimo? Addio e al prossimo. Io sono un ex ateo e quindi ho dovuto ristudiarmi il cristianesimo da zero a 20 anni. Quando avevo 20 anni ho dovuto ristudiarmi il cristianesimo da zero. E onestamente io non so se abbiamo letto lo stesso Vangelo, quasi abbiamo letto due Vangeli diversi. Ma nei Vangeli che ho letto io è scritto: ama Dio e ama il prossimo
Ah, allora i destinatari dell'amore mio sono tre: Dio, il prossimo e io stesso. Perché se mi manca l'amore verso di me, mi manca la misura dell'amore verso il prossimo. Ama il prossimo tuo e non ho la misura se manca io. E quindi quello che lei ha detto è giusto, incompleto. Lo completiamo con questo amore verso di sé. Bene, qual è il verbo greco che lo esprime? Dio sta agapao. Questo verbo, dopo entreremo in teologia, adesso entriamo nell'uso puramente materiale del verbo nell'ambito del greco ellenistico. Questo verbo non viene nel greco ellenistico, non nel greco biblico. Nel greco ellenistico non viene mai adoperato per il maschietto. Agapao viene sempre adoperato per la mammina giovane, che ha il suo baby, piccoletto, che non sa parlare. Per cui tutto ciò che la mamma dà non ha risposta. L'amore di amicizia è un dare affetto e un ricevere affetto. È un amore andata e ritorno. Altrimenti non è amicizia, è schiavitù. Nell'agape, invece, noi abbiamo la schiavitù. Nel senso che l'agape è un dare amore sapendo fin dall'inizio che non c'è ritorno. È un amore a una sola direzione. E questo è tipico del mondo femminile. Non è tipico del mondo maschile. Se voi date un bambino a noi maschi, non sappiamo da che parte prendere. È la prima cosa che fa. Io ho provato sulla mia veste da prete. Quando ero giovane avevo una ragazzina, poi ovviamente ci siamo lasciati, lei si è sposata, quando si è sposata sono andato a trovarla, aveva una veste, lei aveva già il baby, dice: lo vuoi tenere in braccio, Renato? Dico: più che volentieri, lo prendo. E lei mi dice: vedi, dice, hai le manone grandi, ma il bambino non si è sentito sicuro e quindi ha fatto quello che ha fatto. Dare a noi maschi un bambino è tremendo, non perché non sappiamo amare i piccolini, ma non sappiamo. Una donna invece, direi quasi la insita la delicatezza, sa come toccare, come prendere, come girare. Ho visto un filmato americano simpaticissimo dove c'era la sorellina di 2 anni e mezzo e il fratellino da poco nato, e piangeva questa piccolina e diceva: ah, è così cute, è così carino, non voglio che cresca. E te lo coccolava, tu vedevi ormai l'istinto, perché è una bambina di 2 anni e mezzo. L'agape la si impara dal mondo femminile. Andiamo in teologia. La vera agape è solo tra il padre e il figlio, e anche viceversa. E questa agape si chiama Spirito Santo, quindi non ci capiamo niente. Siamo onesti. Il guaio è che Gesù chiede a noi di avere agape per l'altro.
e agape per noi stessi. E riusciamo a capirci qualcosa. Perché fin quando ci rifugiamo dietro la parola italiana amore, andiamo sempre tranquilli. Ma quando tu cominci a capire cosa vuol dire agape, non ti trovi mica più lì. E allora cominci a capire un'altra cosa importante. Paolo dice che Dio ha riversato nei nostri cuori. Esatto. E quindi l'agape è un dono. Ma mentre noi uomini dobbiamo preparare il mobile per avere questo soprammobile, voi il mobile ce l'avete naturaliter. E quindi chi vuole imparare bene che cosa significa l'amore di Dio dovrebbe incrociare le braccia e dire: donna, parla, io ti ascolto. Quanti di noi maschi lo fanno? Questo è il peccato. Non è il non diventare preti. È che noi non vi ascoltiamo in ciò che meritereste essere ascoltate come maestre. Ci siete? Cucù. Beati i poveri in spirito, beati i misericordiosi. Beati quelli che sono nel pianto. Qual è il parallelo? Quando noi oggi adoperiamo la parola purezza, siamo condizionati da almeno 3 secoli di cultura, per cui per noi la purezza è la gestione della sessualità secondo la volontà di Dio. Nel mondo orientale la purezza significa pienezza di vita. Pienezza di vita significa avere quel profondo rispetto di tutto ciò che è vita dentro di noi, ma anche di tutto ciò che è vita fuori di noi. E perciò il puro di cuore ha come primo obiettivo il promuovere la vita dentro di sé e fuori di sé, ma per fare questo occorre essere discepoli della verità assoluta. Tu non puoi ingannarti. Hai il diabete. Ti piace quella fetta di torta? E dici: cosa vuoi che sia? No, ti fa male. Hai mal di cuore, ti piace fare la maratona? Non puoi. Il puro di cuore è quello che cerca la vita attraverso la verità. Il buon ladrone che ne ha combinate, che metà basta, prova ne sia che l'ha condannato a morte, lui è un puro di cuore. Riconosce l'innocenza di Gesù e la propria colpevolezza. Chiarissimo. È esattamente il contrario dei farisei che accusano Gesù di cacciare il demonio, di cacciare sì il demonio per opera del demonio. Non sono puri di cuore. Gesù li smaschera subito. Quando uno è puro di cuore, si rassegni. Sarà un solo, un incompreso, un messo da parte. Stamattina leggevo insieme a un gruppo di 60 amici, stavamo esplorando un po' di letteratura cuneiforme per capire la letteratura sapienziale biblica, e insieme abbiamo letto una tavoletta
della Teodicea babilonese, dove diceva più o meno così: ti metti alla scuola di Dio, hai tutto da perdere. Preghi Dio, verrai completamente, continuamente deluso. Loro parlavano delle loro divinità pagane, ovviamente, però è un'esperienza che qualche volta arrischia di essere vissuta così anche dai cristiani. È molto meglio disinteressarsi della divinità e fare i propri interessi. Perché se tu continui ad essere persona corretta e onesta, chi è senza cervello ti sopravanzerà, chi è disonesto prenderà il tuo posto, chi non ha capacità governerà il posto tuo e tu sarai messo da parte. Interessante. È quello che succede ai puri di cuore. Vi è chiaro il concetto? E quindi non è un pianto qualunque che ti fa beato. È quel pianto che nasce dentro di te perché, come Geremia, ti senti tradito da Dio. Dio dice a Geremia: annuncia che verranno giù i babilonesi e distruggeranno Gerusalemme. Nabucodonosor scende, pone l'assedio e immediatamente deve togliere l'assedio e tornare a Babilonia perché era scoppiata un'epidemia nel suo campo militare. E gli ebrei, quando vedevano Geremia, dicevano: che profetizzi tu? E Dio torna a dire a Geremia: torna a profetizzare. Torna a dire che Nabucodonosor tornerà giù. Geremia non è tanto convinto, però obbedisce e lo fa. Nabucodonosor torna, pone la sedia e dopo un poco smantella tutto perché aveva problemi di politica interna a Babilonia, gli stavano soffiando il trono. Voi immaginatevi, Geremia ha perso la faccia. Ed è lì che nasce la confessione tremenda di Geremia dicendo: io mi sono lasciato, tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. Sarebbe stato meglio che io non fossi mai nato. Vi è chiaro il concetto? Molto spesso noi ci troviamo in questa situazione perché siamo puri di cuore. E Gesù dice: non aver paura. Tu sarai nel pianto a causa di questa tua fedeltà di Dio, ma sappi fin da adesso che tu sei salvo. Tu sei salva perché sei makarios, beato. Questo sta dicendo. Ci siete? Quindi se uno si prende una martellata sul dito e piange, non è questa la beatitudine. Chiaro? Io è da 4 mesi che ho un doloraccio qua, perché portando a spasso per Roma un bel gruppo di divorziati risposati, ecco, mi ha detto: occupati di loro, va bene, mi occupo di loro. Ho preso una botta che mi ha spostato leggermente la mascella. Niente mandolato. Allora vado dal medico, lui mi dice: guarda, abbi pazienza, ci occorrono 6-7 mesi per metterti a posto. Ma io ricordavo che le prime volte per masticare, proprio non è beatitudine. Giuro che non vuole. Beatitudine è questa. Quando tu, donna pura di cuore, ti trovi in una situazione di sofferenza umana che corrisponde esattamente a quello che Gesù dice nel capitolo 8 di Marco: se uno vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce. Prendere la croce vuol dire restare soli, non compresi. Non vuol dire soffrire. Sofferenza è nella crocifissione. Prendere la croce è una frase in cui iniziava purtroppo il cammino verso il luogo dell'esecuzione. In quel momento lì il condannato non era più avvicinabile da nessuno, tutti lo dovevano abbandonare. Con paesani, amici, parenti, restava solo. Questo significa prendere la croce ed è equivalente al piangere. Beati coloro che sono nel pianto, perché puri di cuore. Ci siete? Io penso di non scandalizzarvi, ma questo è uno dei tre criteri interpretativi delle beatitudini. Ve ne sto spiegando uno, poi vi spiegherò per altro. Se abbiamo terzo, è tempo anche il terzo, se no, prossima volta. I miti e gli operatori di pace, sappiamo, quelli che hanno fame e sete della giustizia. Chi sono quelli che hanno fame e sete della giustizia? Sono i perseguitanti per la giustizia, non perché sei un farabutto. Ora, quando noi pensiamo a giustizia, mi volete dire che cosa pensiate? Pensate voi, poi vi dico no. Di solito quando la gente sente questa beatitudine pensa alla legge. Nel linguaggio di Gesù e della Chiesa nascente la parola dikaiosyne indica la strada corretta della fede. Con ciò che la vita comporta. Allora, coloro che hanno fame e sete di questa profondità, ampiezza, correttezza, pienezza della fede, si rassegnano. Saranno perseguitati per la giustizia, cioè per aver fatto questa scelta di fede. E chi è perseguitato per aver fatto la sua scelta di fede è sempre uno che ha fame e sete di questa realtà. Gesù lo ha detto in tante forme. Dice, hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E non pensiate che la persecuzione sfocci nel martirio, magari. Avremo anche la gloria di aver testimoniato, no. Molto spesso la persecuzione è psicologica e sfocia nell'orientamento della persona. Ti distruggono. Venite con me in ambito universitario. Sei cattolico, non vale niente. Oh, non valgo niente. E quale ti boccia? Non valgo niente. Perché questo è il criterio. Uno è cristiano, ma in automatico non vale niente. Voi vivete in un mondo che pensa così. Perché il cristiano non può essere scienziato. Perché lo scienziato non può ammettere Dio. Ma chi te l'ha detto? Rubbia è uno scienziato? Sì, è credente. L'attuale direttrice del centro di Ginevra, del CERN di Ginevra, è credente, l'ha detto pubblicamente. È una delle più grosse scienziate donne che noi abbiamo, non a livello italiano, a livello mondiale. Capite che quando voi ogni giorno venite corrose da questi discorsi, a un certo momento, dentro di voi, se non avete una spina dorsale come Cristo comanda, arrischiate di chiedere scusa perché esistete. Siamo nell'annichilamento della persona. Io dico sempre ai miei studenti, dico ragazzi, se uno è convinto delle proprie scelte
gli altri criticano quello che vogliono. Gli altri hanno effetto quando siamo deboli nelle nostre scelte. Coloro che sono affamati e assetati della vera fede, prima o poi saranno perseguitati per questa vera fede. Ex ate, ve lo posso testimoniare. Il guaio è che questa persecuzione non viene solo dai miei ex amici atei, ma viene dai credenti. Se quando Gesù era appena nato sono arrivati i magi, io vi dico che sì, sto mentendo. Perché? Voi non leggete i testi. Capitolo secondo di Matteo. Voi guardate il naso del biblista, ma non leggete i testi. Nel capitolo secondo di Matteo si dice che Erode si informò e fece uccidere i bambini dai 2 anni in giù secondo quanto gli avevano detto i magi circa il tempo della nascita del pupo, che vuol dire che il pupo aveva già 2 anni. E noi invece piazziamo i cammelli 15 giorni. Ma tu, un bambino piccolo, questi discorsi non puoi farli. Per esempio, nasce anche prima di Francesco, ma Francesco, santo d'Assisi, lo ha portato alla gloria. E giustamente Francesco adopera il criterio dell'arte di quel periodo. Se voi vedete i dipinti medievali, in un unico quadro ci sono più scene che indicano più tempi della vita di un santo o di un episodio. E lui ha adoperato lo stesso criterio e mi ha costruito il presepio e lì ha condensato le cose. Posso io spiegare al bambino sta roba qua? Quello mi guarda liscio, mette il dito in bocca e dice non ho capito. Allora gli dai quelle poche sicurezze di cui lui è capace. Poi quando crescerà si continuerà a spiegare. È importante tenere presente l'interlocutore. Se io vi dico, guardate che Cristo è risorto, ma la risurrezione è un fatto escatologico, non è un fatto storico. Voi cominciate a incrociare sopracciglia di Don Renato, la prossima volta arriviamo con le pietre, tiriamo via la grata e le tiriamo addosso. No, allora io vi spiego. È un fatto che è accaduto nella storia, ma la sua caratteristica non appartiene al nostro mondo storico, perché il nostro mondo è caratterizzato dalla finitudine. Io nasco, cresco, invecchio e muoio. Il virus cresce, matura, muore. Il batterio cresce, matura, poi arriva la stangata dell'antibiotico e crepa. Le galassie nascono, crescono e muoiono. Questa è la grande legge del nostro universo. Gesù torna in vita per non morire più. Allora, dentro a questo avvenimento che è capitato nella storia, io mi trovo di fronte a una realtà che non è storica. Appartiene all'eternità di Dio, appartiene al regno di Dio. Un dogmatico direbbe appartiene all'escatologia. E va bene. Allora io ho nella storia un frammento di eternità. Per cui non posso dire la risurrezione è storica, perché dire storica è un equivoco. È un fatto avvenuto nella storia, è reale, è accaduto, ma la sua identità appartiene all'altro mondo, a quello che è il mondo di Dio, il regno di Dio, l'eternità
escatologie, ed è apparso qui, dove tutto è sotto la cappa della finitudine. Mi trovo di fronte a un fatto che non appartiene alla finitudine. Allora si dice, è un fatto escatologico, non storico. Sì, prova a dirlo tu alla gente. Occorre avere questa proporzione. Anche per la fede è la stessa cosa. Nonostante questo, un passo indietro. E chi vi ha dato contro? Mica gli atei. I credenti. I nemici di Don sono cattolici. Impressionante. I vostri nemici, ricordatevelo, non sono gli atei. I vostri nemici sono i cattolici che non capiscono la grandezza della vocazione alla consacrazione. Anche tra i preti succede. Perché i preti vogliono le suore? Perché le suore fanno la perpetua, la sacrestana, la cappellano? No! Tu devi accogliere queste persone perché sono consacrate, danno una testimonianza di fede all'interno della comunità. Poi fanno quello che possono. Ci siete? Non dimenticatelo mai. I puri, i affamati e assetati di giustizia, prima o poi verranno perseguitati. E questa persecuzione alle volte la avrete da chi è fuori dalla Chiesa, ma molto più spesso rassegnatevi da chi è dentro la Chiesa. E questo è brutto. D'altra parte Gesù dice che chi vuole essere mio discepolo rinneghi se stesso. Prenda la sua croce, impara a restare solo. Secondo round, ce la fate? Possenti. Se io vi dicessi cosa vuol dire mite, voi mi rispondereste operatore di pace. Ma se io vi dicessi in greco praeus, cosa vuol dire? Voi entrate nell'ansia perché il greco non lo conoscete. Ma anche qui la risposta è relativamente facile. C'è stato un rabbino di Nazareth che disse: imparate da me che sono. Questa è la seconda chiave. Io vi ho dato una chiave interpretativa, adesso una seconda chiave. La seconda chiave è questa: ma se il mite è lui, e noi per imparare ad essere miti dobbiamo imparare da lui, allora le beatitudini sono una chiave per capire chi è lui prima di essere noi a vivere questi valori. Perché la mitezza a questo punto io non posso viverla come mi pare, dal momento che Gesù dice imparate da me. Che cosa significa essere miti e umile di cuore? Io posso sfogliare tutti i vocabolari greci di questo mondo, ma questi non mi daranno mai la misura esatta di questa mitezza, perché Gesù dice io sono la misura esatta, imparate da me, non dal leader Scott, vocabolario greco-inglese, non dal Kipper, Theologische Wörterbuch, 15 volumi. Non è lì che si impara. L'essere mite si impara da lui. Ma allora l'essere povero in spirito da chi si impara? Da lui. Lui non ha un sasso dove poggiare il capo, però ha un vestito di Christian Dior, perché quando muore si accorgono che il suo vestito è senza cuciture.
Oggi diremo un vestito firmato. Sì, ma mi lo ha regalato. Ma non importa. Questo è lo importante. Lui ha bisogno di fare la cena di Pasqua. Andate a dire al vostro padrone se è pronta la stanza e voi due andate a preparare. Gesù era povero. Ma non è che questa povertà fosse pidocchieria o miserabilità. Quando era necessario, c'era qualche cosa che era importante. Il profumo. 300 denari, wow. Pensate che l'operaio prendeva un denaro al giorno. La sorella di Lazzaro spreca 300 giornate di lavoro. E Gesù dice, va bene. Cominciamo a capire allora che la povertà è un'altra cosa. Alle volte la povertà è sobrietà. Alle volte può essere anche privazione. Ma alle volte povertà è saper fare buon uso anche della ricchezza. Allora comincio a capire pian piano che cos'è questa povertà nello spirito, guardando lui. Che cosa vuol dire essere misericordiosi? Molto di più che non essere perdonanti. Tu sbagli nei miei confronti, mi chiedi perdono, io ti perdono, ma tu me l'hai chiesto e io te lo do. Fatevi questa domanda. Capitolo 7 del Vangelo di Luca, che voi conoscete a memoria, c'è questa prostituta. Entra nella casa di Simone il lebbroso, ex lebbroso perché Gesù lo ha guarito. C'è questa bella festa, lei si mette ai piedi, erano distesi alla romana, si mette ai piedi, glieli bagna, glieli asciuga, glieli profuma. Se lui sapesse chi lo sta toccando. E Gesù fa giù di brutto. E dice poi una cosa che dovrebbe farci riflettere. Molto le è stato perdonato? Perché è molto amato. Come? Non lo so. Ma lei ha chiesto perdono? No. Eppure Gesù dice che lei è stata perdonata. Capitolo 8 di Giovanni. C'è questa donna poco furba, perché l'ha beccata nel momento delicato, chiede perdono? No. Eppure Gesù dice, chi ti ha condannato? Nessuno, Signore, neanche io. Capite che la misericordia è un gradino superiore al dare il perdono, perché non viene richiesto. Gesù è questo. Il buon ladrone chiede perdono? No. È il primo santo della Chiesa Cattolica. Quindi dobbiamo entrare dentro in questa logica se vogliamo capire la misericordia. Vedere come Gesù si è comportato. Quando Papa Francesco batte, ribatte, controbatte e dà con sta misericordia un paio di orecchi che metà basta, sa cosa sta facendo. Perché ci sono diversi vescovi che ragionano con il criterio della giustizia, non della misericordia. Questo sbaglia, chiede perdono, questa è giustizia. La misericordia è ciò che va oltre. E Gesù lo ha dimostrato, sempre. Guardate la parabola del figlio del prodigo. Il figlio del prodigo tenta di chiedere perdono. Non ci riesce perché tutto il teatrino che aveva preparato il padre, trac, glielo smorza. Lo abbraccia, lo porta a far festa, gli mette l'anello, chiama i servi,
L'altro non riesce a dire tutto ciò che aveva preparato. Guardate il testo, è una meraviglia. Questa è la misericordia. Perciò, se volete il secondo criterio di lettura delle beatitudini, il primo è partendo dalla forma. Il secondo è partendo da come Cristo ha vissuto queste cose. Ma questo modo di leggere non è artificiale, perché lui stesso parla di questa umiltà, parla di questa mitezza, dicendo imparate da me. E quindi in automatico tutto ciò che qui è scritto lo dobbiamo imparare da lui. Come lui è stato operatore di pace, come lui è stato puro di cuore, come lui ha vissuto il pianto. Nel Getsemani era solo. Aveva gli apostoli lì. Avevano appena celebrato la Pasqua. Quattro coppe di vino. Come si fa a star svegli? Ha ronfato a tamburo battente, lui era solo, vi rendete conto? E Dio, stando a Luca, gli manda un angelo consolatore. Noi facciamo un po' di fatica a mettere insieme tutte queste cose, ma provate a metterle insieme. E allora capite che cosa significa puri di cuore, coloro che sono nel pianto, i miti, l'operatore di pace. Mi seguite? Bene. Poi c'è un terzo, questo è facile, perché voi conoscete Gesù Cristo meglio di me, è vostro marito. Gesù Cristo non è mio marito, è mio amico, più che sufficiente, perché è molto impegnativo il ragazzo. E poi ci sarebbe il terzo metodo, questo lo faremo la prossima volta se volete. Abbiamo adesso da toccare l'ultima beatitudine, la nona. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Cioè voi siete poveri nello spirito, siete misericordiosi. Accettate di piangere perché siete puri di cuore, siete miti, operatori di pace. E diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Capite quello che sta dicendo? Rallegratevi, è un po' difficile. Perché? Adesso spieghiamo brevemente, poi vediamo se ci sono delle domande, chiudiamo. Questo rallegratevi ed esultate non significa fare le sganasciate. Gesù ha avuto un lampo di genio quando ha detto: qual è il dolore più grande che nell'umanità si possa vivere? E lui parlava degli ebrei, dove era consuetudine stabilire che il dolore più grande è il dolore del parto. E Gesù dice: la donna, quando partorisce, soffre tremendamente, ma è contenta. Wow! Come? Soffre tremendamente ed è contenta? Sì, è così. Noi stessi possiamo vivere delle esperienze dove abbiamo da una parte una sofferenza non indifferente e dall'altra tutta quella realtà che ci porta anche a soffrire è una realtà dove noi troviamo una gioia profonda, anche se ci costa da morire. Non sono semplici questi momenti. Nell'esperienza della vera fede questi momenti esistono.
Ed è per questo che Gesù, senza un minimo di pudore, dice: vi perseguiteranno, vi diranno ogni sorta di male per causa mia, quindi sarete nel pianto, perché puri di cuore, sarete perseguitati perché siete affamati e assetati di giustizia, rallegratevi. E spiega il perché. Perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Bene, cosa vuol dire beati? Eccolo qui. Grande è la vostra ricompensa nei cieli. Quindi le beatitudini non sono una felicità terrena. Implicano un'esperienza terrena, ma il cui vero valore va oltre la storia. Quindi beati perché fin da adesso sappiamo di essere salvi. Non abbiamo paura di morire, non abbiamo paura di andare davanti al giudice, che è Gesù Cristo. Perché? Lo sappiamo già da adesso. Perché rientriamo in una di queste realtà. Ci siete? Ultima robettina, ultima pennellata. Vedo che le batterie stanno calando vertiginosamente. Vi ho detto che io vado avanti, ma i vostri neuroni, uno alla volta, entra in apoptosi, cioè si autodistrugge, dice basta, non ne voglio più sapere. Allora, quando noi leggiamo le beatitudini, corriamo dei rischi. Soprattutto le persone che così pensano che leggere la Bibbia sia un esercizio come leggere la vita di un santo. E la parola di Dio è un po' più impegnativa. Gesù sale sul monte e dice le beatitudini, ma stai calmo, non è così. Perché in Luca Gesù non sale sul monte, scende in pianura per dire le beatitudini, quindi non sta a fare questi ragionamenti. Le beatitudini sono il sostituto dei 10 comandamenti. No, intanto sono 9, non sono 10, primo. E secondo, qui sta l'errore. Queste non sostituiscono un bel niente, perché queste sono Vangelo, non sono legge. Qual è la differenza? La differenza è quella per cui Gesù è morto. L'ebreo dice: io ho una legge, io la osservo, quando l'ho osservata pienamente vado di Dio, da Dio chiedo una paga, perché ne ho diritto. La legge fonda il rapporto con Dio sul merito. Io ce l'ho, tu mi devi. Gesù dice: quando avete fatto tutto quello che dovevate fare, dite: siamo servi. Non siamo in quella logica. Se io come battezzato sono una cosa sola in Cristo, capite che le mie azioni fatte da Don Renato non valgono un tubo. Ma siccome è Cristo che le fa con me, una mia azione buona ha un valore infinito. Quanti meriti? Se è infinito non si conta. Ne basta una. Buon ladrone l'ha fatta, a posto. Quindi noi non facciamo calcoli matematici, perché noi non siamo salvati per merito, siamo salvati per grazia. Le regole del gioco le mette Lui, non noi. E la regola del gioco che mette Lui, se vi ricordate, ne abbiamo parlato nel Padre Nostro, è la giustizia proporzionale. Tu hai dato 5, hai dato tutto quello che potevi, sì, è come se tu avessi dato 100.
Tu hai dato 20, era questo che potevi? No, potevo 21. Hai dato 20, potendo 21? Tu hai fatto meno di quello che hai dato 5 ed era tutto quello che poteva dare. Capite che con i meriti non ci troviamo più. La logica del Vangelo è questa. È il bel annuncio che tutti si salvano quando fanno quello che possono. Non di più, non di meno. Questo è Vangelo, non è legge. Cioè, ti metti davanti lo specchio, tu ti guardi e dici, sì, qui ho vissuto questo. E Gesù ti dice, beato. Sì, ho vissuto anche un po' di questo. E Gesù ti dice, beato. Capite? Non è che tu debba fare questo. Tu non devi niente. Tu constati che la tua progressiva maturazione di fede ti porta a fare certe scelte. E Gesù dice, quelle scelte che tu hai fatto rientrano qui dentro? Sì, e allora sei beato. The end. Fine di Beautiful. Voi fate fatica un po' a interloquire, vero? A proposito del verbo agapao, sì? E avevo letto una meditazione che avevo fatto molto bella sul dialogo tra Gesù e Pietro, quando sì, chiedeva... Sì, distinzione tra agapao e fileo è tremendo. Quel dialogo lì è tragico, capitolo 21 di Giovanni. Pietro, mi ami di un amore femminile che dà tutto senza pretendere niente? Fondamentalmente è questo, eh? Un amore che non ha bisogno del contraccambio. Mi ami di un amore che non ha bisogno del contraccambio. E l'altro gli risponde, fileo se, io ti amo di un amore che ha bisogno del contraccambio. In italiano, mi ami tu? Sì, signore, tu sai che io ti amo. Finita. È una traduzione del Piffero. Adesso qualcosa è cambiato. Mi ami tu? Sì, sai che ti voglio bene. Ma non dà il senso greco. Gesù glielo chiede per due volte, agapas me, e per due volte Pietro risponde, fileo se. La terza volta Gesù gli dice, fileis me. E Pietro rimase rattristato. Perché? Se voi leggete tutto il Vangelo vedendo la figura di Pietro, Pietro è un generosissimo, ma è un tamburo. Tanto generoso quanto stupido. Il primo Papa. Lui ha sempre voluto avere il ruolo di protettore di Gesù. Questo è piccolo, non capisce un Kaiser, io bisogna che lo protegga. E non ha mai accettato da Gesù niente. Era sempre lui che dava qualcosa. Ultimamente abbiamo saputo una cosa interessante che non c'è nel Vangelo. È stata trovata la casa di Pietro. A Cafarnao. Lo scavo è stato ampliato. La casa di Pietro era stata identificata perché sopra ci avevano costruito una chiesetta ottagonale e adesso sopra questa, chiamiamolo così, rovina, è stata costruita una bruttissima chiesa in cemento armato e vetro e un'enorme piattaforma da ballo e un anello in cemento e questa immensa lastrona di vetro che fa vedere la chiesa esagonale paleocristiana. Brutta. I francescani, che sanno quello che fanno, hanno ampliato gli scavi e si sono accorti che la casa di Pietro era enorme. E hanno trovato probabilmente la stanza dove Gesù viveva.
E questo archeologo, questo frate francescano, presentando i risultati, dice: guardate bene questa soglia, perché è quella che Gesù ha calpestato tante volte per andare a dormire, per uscire, per andare a pregare e per misurarsi con la gente. Dice: questa è la stanza, questa è la soglia. Pietro dunque lo ha ospitato. Pietro ha detto: tu non mi devi lavare, perché è un gesto umiliante, non lo devi fare. Wow, un senso protettivo immenso. E Gesù lo segue, dice: o ti lavo o non avrai parte con me. E allora Pietro, sempre il tamburo esagerato, non solo i piedi ma anche la testa, wow. Facciamo la sintesi. Pietro ha sempre preteso di amare Gesù senza ritorno. Quindi Gesù, è anche un po' ironico, gli dice: ma allora, dice, tu sei capace di amarmi senza pretendere che io ti ami? E Pietro, con le orecchie basse, dice: io ti amo di un amore che ha la pretesa di essere anche amato. E Gesù insiste: agapas me, mi ami gratuitamente? E Pietro risponde: ti amo di un amore che ha bisogno del contraccambio. E allora Gesù dice: finalmente hai capito qualcosa. Allora, mi ami di un amore che ha bisogno del contraccambio? E Pietro si è sentito scoperto, poveraccio. E allora resta triste. E Gesù gli dice: bene, seguimi. Questa è la seconda chiamata di Pietro. Voi, nei confronti di Dio, adoperate l'agape, e quindi agapao nei confronti del Padre, ma nei confronti di Gesù. Io sì, voi fate quello che volete, ma io fileo nei confronti di Gesù. Io lo amo. Ci siamo? Fatelo anche voi, perché è questo che dice il capitolo 21 di Giovanni. Io non so se vi ho scandalizzato, spero di no. E ditemi quello che volete, non lasciate scegliere a me, perché la prossima volta io vi porto un codice cuneiforme e vi faccio il parallelo con due proverbi, e non penso che sia proprio il massimo di ciò che desiderate. Per cui abbiate la bontà di accordarvi, poi sua palla, che riesce a beccarmi bene, mi dice: Don Renato, abbiamo deciso questo. D'accordo?